Ciao a tutte e bentornate al mio canale. Oggi c'è lo spacchettamento che mi è arrivato da Born Pretty Store. Intanto apriamo. Vi ricordo che io non guadagno nulla, loro a me inviano le cose per io farvela vedere a voi. Ho addirittura un codice sconto che ve lo lascio qua, pure giù nell'info box ce l'ho. Iniziamo a vedere che cosa mi è arrivato, perché questo l'ho chiesto parecchi mesi fa e sinceramente non mi ricordo, il pacco si è perso, ho fatto diciamo l'ordine due mesi fa, quindi il pacco si era perso, ho rifatto l'ordine per ben due volte e due volte si è perso, finalmente è arrivato. Vediamo che cosa c'è qua dentro. Ok, questo non è il pacco da Born Pretty Store. Ragazze, non ci posso credere, questo è il pacco che mi è arrivato da Wish. Io non lo so perché ho pensato che era Born Pretty Store. Ok ragazzi, mi viene da ridere perché io ero convinta che era Born Pretty Store. Non è Born Pretty Store, è una paginetta che vi la lascio qua, che mi ha chiesto questa collaborazione. Adesso vedo che però gli smalti sono da Born Pretty Store. Born Pretty. E infatti avevo tipo un budget che potevo scegliere 4 smalti, però al cambio della moneta locale, cioè al cambio a euro, dove ho scelto 3 perché non rientravo nel budget. Allora vediamo le colorazioni. Allora mi avvicino un po', questo qua è un colore bronzo. Io ragazze sinceramente non ricordo se io avevo chiesto questi colori. Questo ordine l'ho fatto tipo inizio gennaio e vediamo un po' il colore come viene. Ok, come prima passata vedo che è molto coprente, è un colore tipo arancione, che però è molto diverso da quello che vedete qua sull'unghia, è un po' diverso. Ok, vediamo il secondo colore, è un fucsia. Con una sola passata, secondo me questo andrebbe bene con due passate, non lo so se riuscite a vedere voi. Il colore è molto carino, un fucsia molto molto estivo. Andiamo a provare il terzo e ultimo colore, che secondo me è più un corallo che vira verso l'arancione, vediamo un po'. Ecco qua il terzo colore, io non lo so se perché ho dato una sola passata, però io vedo il colore un po' diverso a quello che c'è qua dentro la bottiglia. Lo vedo un po' diverso a quello che c'è qua dentro, vedete? Ho fatto una passata, si asciuga molto molto bene, diciamo che i tempi di asciugatura sono diciamo nella norma, e l'odore puzza un po', e diciamo che questo qua è coprente. Secondo me con due passate otteniamo il massimo dei colori. E va bene ragazze, la review finisce qui. E lasciatemi giù sotto nei commenti quale di questi tre colori vi piace e quale vorreste che io faccia una nail art. Il fucsia, questo qua un po' camaleontico, e questo qua che è un colore che vira sull'arancione, sull'aragosto, un colore un po' strano. Vi mando tanti besitos e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!